La capacità di processare le informazioni sono diverse tra uomo e donna, non le capacità, ma il come processare le informazioni, che cosa selezionare e che cos'è che attrae o attira le donne in certi interessi rispetto agli uomini. Quindi se parliamo di ricerca scientifica, per esempio, le donne hanno una capacità intuitiva diversa rispetto agli uomini, danno un apporto diverso rispetto agli uomini. Alcuni campi di ricerca secondo me sono più di attrazione femminile che maschile e quindi possono per questo loro interesse dare un apporto sicuramente significativo e direi uomini e donne indubbiamente complementare, quindi non è che le donne siano meglio, gli uomini siano meglio, questo è ovvio. È un modo diverso di approcciare le cose, di formulare le domande, di rispondere alle domande, di dare la priorità ad alcuni aspetti rispetto ad altri. Quindi tutto questo ovviamente ci dà un grande vantaggio se abbiamo più donne nel campo della ricerca e delle scienze e della ricerca scientifica sia di base che applicata. Il problema è che ce ne sono poche. E specialmente in paesi meno sviluppati ce ne sono ancora meno e decisamente troppo poche. Allora, le ragioni per cui potrebbero essere molte, però dobbiamo fare molto di più, dobbiamo includerle perché solo in questo modo arriveremo ad avere questi vantaggi. Per esempio si parla molto di cibo, si parla di nutrizione. Ecco, questo sicuramente le donne sono molto sensibili a questo tipo di argomenti perché sono predisposte a prendersi cura del cibo, del nutrimento, della crescita, della cura e quindi insomma questi sono i vantaggi dell'includere donne nella ricerca scientifica. Secondo me innanzitutto bisogna davvero parlare e quindi portare i messaggi in modo chiaro e a chi poi possa prendere decisioni in merito. Questo è il numero uno. Un aspetto importante che ho menzionato stamattina secondo me è la globalizzazione. Quindi questo, ed è stato discusso poi in altre zone. Quindi il parlarne e avere questi argomenti target di presentazione ovviamente creerà degli eco, creerà delle risposte, ma presentare modelli è un livello estremamente efficace, quindi se per esempio dicevamo delle donne in science, magari che cosa possono, i role models, quindi avere donne che possano raccontare la loro esperienza, vale mille parole. Perché per le giovani donne che hanno paura o che pensano che questo sia un mondo così lontano, così impossibile, così irraggiungibile, si rendono conto che non è vero, è un lavoro come tutti gli altri e forse perderanno la paura e si avvicineranno un po' di più a queste possibilità.